Buonasera a tutti, amici azzurri, è sempre Forza Napoli, sempre, comunque e dovunque, perché tutto è sempre Muniz, perché al di là del risultato, è sempre Muniz. In Napoli si ama, non si discute, voglio... Allora, incominciamo a precisare una cosa, perché io ci tengo a precisare. Ho visto tanti video, tanti commenti. Ma il video del Parma non l'hai fatto. Ma il video del Parma, aspetto tanto il video del Parma, il video del Parma, il video del Parma. Allora, mi riferisco a chi li sicci e merda, viking e sicci e lutam che sono, perché usi da carta processo. Eccola, la voglio favore, si trova la carta processo. Allora, vi voglio dire, io se non ho fatto il video, è per questione mia personale, perché sono andato al lavoro. E ho fatto tardi, neanche in Napoli mi sono visto, figurate. E tornando stanco ieri, verso le 11 di sera, ovviamente, ma quale video volevo fare? C'ho tante spiegazioni, neanche ve le dovrei dare. Però siccome io faccio il video se il Napoli vince, se il Napoli perde, lo faccio sempre. Ma volevo rispondere, a posto di rispondervi sotto al commento, rispondo tramite al video. Usit sulla carta process, sit sulla carta van Tomaz, perché sotto scritto qua non si nasconde mai, anzi, piuttosto, Napoli Rubentus, voce, Arustè, voi Arustè, da qual ucesso stevo a Bannatò, ma da qual ucesso stevo, che nessuno ha commentato là sotto, no? Nessuno, perciò muti, è mangiato polimone, avete capito? Bandesci, e si sembra carto processo, voi scudate, che stai, la tengo proprio bello, ogni volta che ci è fa cacca, mi tengo a voi a portate mano, sempre, perché si dà carto processo, e lo ripeto, perciò non ho fatto il video, ma no perché non l'ho fatto, perché mo lo sto facendo, vedete? Perché ieri sono tornato stanco da lavoro e Napoli non l'ho vista e mi sono rivisto la partita. E sinceramente, anche io dico che non possiamo fare la partita a vita contro la Juve, contro questi rubettini si chiama e poi dopo andiamo a Parma e a stento facciamo due o tre tiri in porta. Da precisare, un rigore nettissimo. Adesso non giustifica, non giustifica, però se ci dai il rigore, almeno la pareggi quella partita. Un rigore nettissimo su Zapata, al di più Bergonzi ammonisce a Zapata. Ma è ridicolo questa cosa, è ridicolo, ammonisce Zapata per simulazione. La Moviola l'ha detto, Zapata tocca prima la palla e Mirante gli va sulle gambe. Rigore nettissimo, sacrosanto. Beh, non mi voglio appellare sul rigore, attenzione, però c'era rigore tutta la vita. Avete capito? Sì, chi è merda? C'era rigore tutta la vita. Però purtroppo non possiamo andare a giocare molleggi. Ciò che la cattiveria, la cazzimma con essi, che non ho visto come ho visto contro la Roma. Ma è importante che sti rubentini hanno schiattato a Ucrania. Non fa niente, tanto terzo posto, è sicuro che hanno questo. O secondo, purtroppo siamo troppo lontani dalla Roma e ci hanno arrangiato. Poi voglio dire un'altra cosa e concludo. Prima di dire questa cosa qua, stavo parlando della partita, mo. Un Napoli, sinceramente, come l'ho visto dal registrato, un Napoli molto moscio, non cattivo come la Rubens. I cambi, a me i cambi che ha fatto, a me non mi ha fatto, Benitez non mi è piaciuto, solo i cambi che ha fatto con, come si chiama, con Callejon. Non lo doveva togliere, a Mertens ha fatto bene a metterlo, però a Callejon non lo doveva togliere. Ha fatto bene per me, ha fatto benissimo Higuain Zapata.
Per me ha fatto benissimo, perché sinceramente, da come ho rivisto la partita, ha fatto più zappà in quei minuti che ha giocato che i guai. Parliamoci chiaro, è inutile che mo perché come si chiama? E Higuaín non deve uscire. No, non esiste. Non esiste. Higuaín non stava in partita. Zapata, giustamente, ha fatto più di Higuaín. Almeno quei pochi minuti che ha giocato, per me ha fatto più di Higuaín. E si stava procurando anche il rigore, che c'era tutta la vita. Vabbè, ma lasciamo stare. Purtroppo così deve andare. Noi ci dobbiamo tenere stretto sul terzo posto. Alla fine siamo a 9 punti dalla Fiorentina, se non sbaglio. E poi vorrei dire l'ultima cosa, è una cosa abbastanza seria. Si tratta del nostro presidente De Laurentiis. Io ieri, questo perché mi è stato detto oggi, vi ripeto, non l'ho vista la partita, non so niente, figurato quando mi hanno detto, ma tu che ne pensi del presidente? Dicitelo, presidente, che ne pensi? Che ne sai? Ma che te cazzo? Ma come, chi l'ha battuta non ti fumi? Poi. E voi mi domanda subito quindi. E sinceramente, gli amici miei, Zeus, è preciso, un mio amico carissimo, Michele, che saluto, Michele Massaro, un bacione forte forte, mi ha fatto vedere questo video e anche altri amici mi hanno fatto vedere, e sinceramente sono rimasto un po' sbalordito. E voglio dire una cosa, caro presidente, tu lo sai, a te ti stimo moltissimo, ma moltissimo moltissimo moltissimo, però hai fatto un gesto assolutamente, presidente, ti do del tu, perché sinceramente hai fatto una cosa che mi è disgusto. E allora, è vero che tu sei umano, tutti possiamo sbagliare, e so che anche hai chiesto scusa, poi oggi hai chiesto scusa e l'hai invitata anche da te, e questo era come minimo, e hai fatto benissimo, hai fatto come minimo, arriva a come minimo, chi sta a, non dico a cattanata vespa, ma accattata a chi che è il tuo passaggio. Per me hai saccattato da vespa e ti sta trattando. Però, no, scherzando, scherzando, hai fatto una cosa, sinceramente, a me mi ha fatto tuo stomaco. Mi ha fatto proprio tuo stomaco, presidente. Tu lo sai quanto io ti stimo e ti rispetto e ti difendo sempre davanti a tutto. Però mi ha fatto tuo stomaco, sinaloto. Sinaloto, presidente. Ma fatto tuo stomaco. Ma come ti salta in mente di un tifoso che va a dire solo, ma non possiamo vincere solo contro la Juve, perché non mi risponde? E tu che fai? Vai là e lo picchi che metti in mano quello. Presidente, ma tu lo sai che, a parte i film che tu fai, ed eri famoso per i tuoi film, però i soldi che ti stai facendo a Napoli, presidente, mettati in sta capoccia e merda che tiro, presidente, tu sai, tu oggi bene, ti rispetto, ti ho sempre rispettato, ma tu cadi tifoso, allora mettati in sta capoccia e merda che tiro, che tu, grazie a noi, tu grazie a noi, sei un personaggio sportivo conosciuto. Vedete che non uscivano solo due cinema e fecino i panettoni. Ma nel calcio ti sanno tutti, ti ammirano tutti per quello che fai, per i bilanci che porti alla società, sempre così. I tifosi ti rispettano, alcuni sì, alcuni no. Però aggredire una persona che ti vuole solo dire, presidente, non possiamo, perché non mi rispondete? Tu lo picchi. Ma non ci sta né in cielo e né in terra. Presidente, sinagliavate, presidente. Mi puoi denunciare, presidente? Tu sai, ti voglio bene, ma mi puoi denunciare? Tanto niente tempo. Però per farti capire, tu grazie a noi sei qualcuno nello sport. Grazie a noi, noi ti portiamo i soldi,
noi facciamo i sacrifici, noi amiamo la maglia, hai capito? Tu a noi ci devi tenere come primo posto, presidente, o primo posto, non la tenere un caduto, chi lì la non è già papato. L'ordine ha tenuto il primo posto a te, ma tu ha tenuto il primo posto a noi diffusi. Non ti permettere mai più, presidente, non ti fare nemico a noi diffusi. Non ti permettere mai più, tu non sei nessuno, sei solo il proprietario della società sportiva Calcio Napoli. Ma non sei proprietario della nostra fede. Nostra fede. E sei pregato, pregato, di risponderci con civiltà e non a cafonaggi. Ti ripeto di nuovo, ammette che tu stavi nervoso e arrabbiato, ma un personaggio pubblico come te non si deve permettere di fare questo, perché così ci fai ridere davanti a tutti, così come fai tu ci fai ridere addosso. E perché? Per quale motivo? Ma o prima piezzi e merda si chiedo e si chiede merda, caparlo. È meglio che chiudo cesso, perché a proposito del cesso, volevo dire, chi la tu cesso e marotto, oggi è brillante, Noi con voi, quando abbiamo vinto, abbiamo fatto risultanza da una provincia, ma stu marotto, ma che ne sa stu marotto, e voi non avete fatto risultanza da provinciale quando stavano meno 39 morti, avete festeggiato la Champions League, no, pace all'anima di tutti i meno 39 morti, pace all'anima sua, un bacione con vero cuore, io non sono razzista. Però a dire che noi per un'esultanza siamo provinciali contro la Juve, allora Marò, tu ne capite proprio niente. La prima cosa è fare una visita a poco, a cervello. Posto tutti brillanti, bello che tiene, bello, tutti belli cristallini, che tiene, ti raccomando, che ci trovare i gocci, diciamo, arrechinati, va. Ma già mettava il reghino, magari te ne sei invito. Ah, povero vichinga, sì, che merda che sì. Buono parlare, perciò non parlate del mio presidente. Io già parlai del mio presidente, che sono tifoso di Napoli, io. Presidente, ti lascio di nuovo il messaggio, caro presidente. Io ti stimo e ti rispetto, ti lascio di nuovo il messaggio. Presidente, a noi ci devi rispettare, ci devi mettere al primo posto, non ti devi azzardare più a metterci le mani addosso, perché tu non sei nessuno, sei solo il proprietario della società sportiva Calcio Napoli, non sei il proprietario della nostra fede, e la nostra fede è sempre Forza Napoli. Un bacione a tutti, è sempre e solo Forza Napoli, sempre, comunque e dovunque, perché tutto riesce, è sempre sì che merda, dai, un bacione, ciao belli, e Forza Napoli.